Allora, buonasera a tutti. Abilitatori digitali, parto con la mia esperienza di questa mattina per venire a Milano alle 11 che ho preso il treno, Frecciarossa, quindi il treno veloce, sperando di poter levarmi un po' di backlog di mail, fare qualche telefonata, e quindi dirò una cosa banale. Uno dei problemi che abbiamo è sicuramente la connettività. Ci si sta muovendo, ma al momento ancora non siamo partiti. E il fatto di sapere che la Romania ha una connettività 7 volte superiore alla nostra, per non parlare dei paesi scandinavi, eccetera, è sicuramente uno dei primi problemi. Ma non è chiaramente il solo. La digitalizzazione o l'innovazione, richiede tanti altri fattori di cambiamento. Quello che caratterizza questi ultimi anni, probabilmente dall'invenzione di questi oggetti che è avvenuto nel 2008, quando noi siamo entrati nell'energia digitale e qualcuno pensava che un'email da questi oggetti non sarebbe mai partita, e poi abbiamo iniziato a parlare di multicanalità, poi di omnicanalità, per poi ritornare a un oggetto unico, è sicuramente una caratteristica che io definirei velocity. Cioè, in questo mondo la tecnologia corre molto più velocemente di quanto noi spesso siamo capaci, soprattutto in azienda, di utilizzarla. Prima sentivo l'esempio, sempre parlando di telefonini, di fondo in una grande azienda come Enel, che magari è un'eccellenza, lo smartphone lo avevano, noi ancora non l'abbiamo dato a tutti come strumento di produttività. Questo è per dire che il singolo a volte può raggiungere e toccare la tecnologia prima che grandi aziende, magari come Enel, riescano a capirne quelle che sono le potenzialità. Questo è un fattore importante. Un fattore importante è che, secondo me, se vogliamo dare una spinta, ci sono tanti altri fattori da considerare. Aspetti, ad esempio, organizzativi. È un po' di anni che si parla di start-up. Perché la start-up riesce a sbloccare potenzialità che spesso nelle aziende non troviamo? È fondamentalmente perché se prendete un gruppo di ragazzi, chiaramente con certi skill, gli date un giusto incentivo e li organizzate in start-up, che vuol dire non li organizzate, si liberano potenzialità che in genere nelle aziende non si riescono a liberare. Le organizzazioni, rispetto al passato, se vogliono stare a passo con i tempi, devono avere una flessibilità organizzativa, una capacità di adeguarsi con una velocità che è spesso impossibile. Ma è utile e sempre più sarà utile questa loro capacità di adeguarsi. Vengo ad alcuni esempi che ho sentito già citare. Noi anche stiamo tentando, sperimentando in questi giorni a Roma lo smart working. Lo smart working nel senso di dire, sono circa 500 colleghi che hanno la possibilità un giorno a settimana di decidere di lavorare dove vogliono, come vogliono, senza timbrare, senza entrare in ufficio, ma lavorare dove vogliono. È chiaro che lo smart working, per poter funzionare, per poter essere un fattore abilitante, richiederà però un cambio che noi ancora non abbiamo affrontato. Stiamo sperimentando la tecnologia e il cambio è quello di rendere il lavoro flessibile, cioè quello di superare sia un discorso di controllo, cioè il lavoratore diventa responsabile, non è più il cartellino che in Italia purtroppo è famoso perché qualcuno magari in mutande va a timbrare per i colleghi. Ma è chiaro che lo smart working apre un mondo completamente differente, non c'è più un orario di ingresso, non c'è più un orario di uscita, non avrebbe senso. Dovremmo avere la capacità di assegnare obiettivi e di saper valorizzare il contributo che ciascuno porta. E questo in un'organizzazione classica non è facile, sto parlando di aziende, ma immaginate che l'azienda vive un ecosistema che è fatto anche dalle amministrazioni, che sono ancora più legate, da questi aspetti. Ma non è solo questo, le organizzazioni dovrebbero avere la capacità di saper gestire, perché è vero che cerchiamo skill specializzati, il data scientist di turno in funzione delle mode del momento, per carità, e c'è da trovarli, ma alla fine in azienda ci troviamo 4 generazioni, più o meno, generalmente. Le 4 generazioni devono convivere e quindi bisogna avere la capacità di creare un ecosistema interno e la capacità di istruire. E diciamo di rendere in qualche modo partecipi tutti di questa trasformazione che altrimenti rischia di essere assolutamente bloccata. Questi aspetti che non abbiamo risolto chiaramente in Enel, ma abbiamo tentato, soprattutto negli ultimi anni, di trasformarci, come diceva
De Biase, abbiamo la necessità di far fronte a quello che fino a qualche anno fa, vi assicuro, in azienda era impossibile, cioè pensare che l'energia non fosse stata più la nostra fonte di guadagno fino all'aspirata pensione. E cosa abbiamo fatto? Come abbiamo lanciato un programma di trasformazione. Noi in un anno, in 14 mesi a dir il vero, in Italia, quindi è fattibile in Italia, sapete siamo presenti in tutto il mondo, ma in Italia abbiamo spostato qualcosa come 20.000 serventi, per dare un paragone e non parlare di termini troppo tecnici, da un data center. Oggi stanno in un altro data center a Francoforte, ma la cosiddetta nuvola, la nuvola fondamentalmente Amazon, abbiamo anche qualcosa su IBM e abbiamo avviato una serie di trasformazioni, quindi portare 20.000 server, che vuol dire rivedere le logiche con cui avevamo costruito dei programmi per riportarli in una logica chiaramente di cloud, e questo ci darà una grande flessibilità e velocità nello sviluppare nuovi servizi. Abbiamo avviato programmi di trasformazione scegliendo soluzione SaaS, quindi ancora in cloud, che fino a qualche anno fa anche in aziende come Enel era considerato rischioso, pericoloso e chiaramente da evitare, e in questo momento abbiamo in corso più di 20 progetti per passare tutti quelli che sono i CRM sparsi per il mondo. Il più importante lo abbiamo ancora in Italia, dove abbiamo 10 milioni di clienti sul mercato libero, per portarli una nuova tecnologia, in particolare che si chiama Salesforce, ma perché ci abilita un po' di possibilità proprio per servire i nostri clienti in maniera più digitale, in maniera più vicina a quelle che sono le loro esigenze. Stiamo pensando anche a quella che è la produttività interna. Stiamo trasformando il modo con cui i nostri colleghi potranno accedere ai servizi che noi possiamo offrire. Stiamo banalmente testando in questi giorni, eliminare il cartellino e poter far entrare i colleghi con un cellulare, o dargli una navigazione interna, che non è che serve perché non sanno dove andare, ma perché è importante a volte anche per safety. Non chi si ricorda quando ci danno la carta per dire dove stanno le uscite di sicurezza, oppure per capire come le persone dentro un ufficio si distribuiscono attraverso le mappe termiche, sentendo rumori e cercando di capire come lavorano, per ottimizzare la logistica dell'ufficio. Stiamo introducendo la prenotazione dei posti di lavoro, perché lo smart working, una volta provato tecnologicamente, ha senso solo se le postazioni saranno un 30-40% in meno, perché è chiaro che il fine è anche quello. Tutto questo lo stiamo facendo, ma ha necessità anche dell'ecosistema che possa risponderci. Cioè, oggi purtroppo le regole, le leggi esterne, sono leggi scritte in analogico. E questo è uno dei temi fondamentali. È assolutamente, vi assicuro, perché lo viviamo tutti i giorni, noi dell'IT con i nostri colleghi del marketing, che la tecnologia, fino a qualche anno fa sembrava bestemmiare, la tecnologia apre a nuove opportunità, quindi devi capire, devi avere una mente aperta, e dopodiché ti viene una soluzione che è molto più efficiente di quella che potresti avere, indipendentemente dalle tue conoscenze. E questo oggi purtroppo lo viviamo in azienda, ma quando dall'esterno dobbiamo adeguare quelle che sono le nostre procedure a regole che ci vengono dall'esterno, vi assicuro che è un dramma, perché è come ritornare dal futuro a 10 anni indietro. Vado velocemente, vorrei rispettare anche io 10 minuti per essere precisissimo, per dirvi un'ultima cosa. Parlavamo di skill e di persone da cercare. Il tema vero, anche noi lo affrontiamo spesso, ci sono dei centri di eccellenza, qualche università che riesce a fornire giovani, come dico io, a volte li cerco con l'occhio di tigre, a volte un po' manca, paradossalmente più al sud mi capita di trovarli che al nord, quelli un po' affamati, con voglia di fare, ma questo non è il problema. Il problema è che in Italia, secondo me, in questo momento è sbagliato iniziare a toccare il digitale certe discipline partendo dall'università. Il vero problema è la scuola. E io, avendo un figlio di 12 anni, mi continuo a domandare come sia possibile ancora mettere in un libro, un CD, DVD, che Steve Jobs un po' di anni fa disse nel 2015 sarebbe morto, e se non è morto è perché abbiamo ancora una resistenza mentale, ma non serve a nulla, perché ha 4 tipi di case editrice, ha necessità di registrarsi 4 volte per avere un servizio che dovrebbe essere banale, perché mia moglie che insegna dopo 4 anni il registro elettronico, che io ricordo ancora il film, mi pare si chiamasse War Games, che ero proprio piccolo, erano anni 80, e mi ricordo che lo studente cambiava il voto al PC, e noi ancora
non lo abbiamo, e soprattutto mi racconta che esistono diverse versioni, cioè non abbiamo un registro unico. Perché oggi nelle scuole ancora non abbiamo avuto il coraggio di introdurre materie mettendone altre che non sono secondarie, per carità, nel doposcuola musica sarebbe bellissimo studiarle per chi ne appassiona, ma forse iniziare a far capire, perché oggi ragazzi, mio figlio usa benissimo il telefonino e benissimo l'iPad, ma è superficiale, non ha nessuna conoscenza della complessità. Quindi i ragazzi nostri saranno ottimi consumatori e critici dei servizi che daremo, ma da lì ho paura che usciranno poche persone che costruiranno i nuovi servizi. Grazie.